Ti svegli improvvisamente e sei intrappolato in una stanza buia. La tua unica fonte di luce è una candela. E ci sono due porte di fronte a te. Dietro una di loro c'è un tunnel che ti condurrà verso la libertà. Dietro l'altra c'è solo un muro di mattoni. Hai una chiave che aprirà solo una delle due porte e puoi provarla soltanto una volta. Allora, come farai a sapere qual è la porta da aprire? Tieni la candela vicino a ogni buco della serratura. La fiamma si sposterà vicino alla porta che va verso l'esterno. Scappi verso la libertà, ma devi inviare alcuni documenti importanti alla tua amica Beth. Non puoi spedirli in un pacco normale perché rischi che i preziosi documenti vengano rubati. Quindi metti tutto in una scatola e la chiudi. Ma Beth non ha la chiave di questa serratura. Come puoi spedire i documenti se non puoi inviare la chiave separatamente? Per prima cosa invierai la scatola chiusa a Beth. Lei attaccherà il suo lucchetto e ti rispedirà la scatola. Quindi rimuoverai il lucchetto e spedirai di nuovo il pacco. Beth potrà rimuovere a sua volta il lucchetto e finalmente aprirà la scatola. Cattive notizie. Ricevi una chiamata in mattinata da Beth. Dice che i documenti sono stati rubati dal suo ufficio. La sera prima erano sulla scrivania, ma in mattinata non li ha più trovati da nessuna parte. Vai subito da lei per interrogare i dipendenti. In pochissimo tempo trovi tre sospettati. Sean dice di essere stato al cinema la scorsa notte. Invece Michael aveva portato la ragazza in un parco divertimenti. Christina era in una prestigiosa galleria d'arte. Chi sta mentendo? Sean, il biglietto del cinema è ancora integro. Essendo stato colto in flagrante, Sean si dà alla fuga. Salta in macchina e se ne va. Le forze dell'ordine sono all'allerta. Sean vede una macchina della polizia proprio davanti a lui e inizia a guidare verso di essa. Ma perché? È su un ponte. Deve andare verso la macchina della polizia per arrivare dall'altra parte e scappare via. Al povero Sean non va bene, viene catturato e rinchiuso. Lì inizia a sentire voci su un detenuto che ha intenzione di scappare. Le guardie hanno due sospettati. Il primo, un tranquillo topo di biblioteca che trascorre la maggior parte delle sue giornate con il naso nascosto nei romanzi di fantascienza. Il secondo, un ragazzo tatuato e corpulento che si allena sempre. Con chi dovrebbe fare amicizia, Sean, se vuole andarsene? Il topo di biblioteca. Guarda più da vicino e vedrai che il suo segnalibro è in realtà una lima. Venerdì pomeriggio, il proprietario della stessa prestigiosa galleria d'arte scopre che quattro dei più famosi autoritratti di artisti sono stati rubati durante una mostra. La polizia si presenta per fare un'indagine e individua tre sospettati. Sara, l'artista, gli dice che era andata in uno degli studi per dipingere. John, la guardia di sicurezza, spiega che stava aspettando fuori e non aveva idea che i ritratti fossero spariti. Daniel, il responsabile del catering, ha dichiarato che era in un negozio vicino a prendere dei tovaglioli quando è avvenuta la rapina. Allora, chi è il ladro? È la guardia di sicurezza. Non avrebbe potuto sapere che i dipinti rubati erano dei ritratti se era stato fuori tutto il tempo. Come voleva il destino, quella notte ci fu un altro incidente. Michael, a cui non è mai piaciuto molto ciò che è considerato arte nei tempi moderni, si è precipitato nella galleria e ha causato danni per milioni di dollari a diversi dipinti. Eppure il proprietario della galleria lo ha ringraziato per le sue azioni. Come mai?
Michael è un pompiere. L'acqua che ha usato per spegnere l'incendio ha danneggiato diversi capolavori, ma è comunque riuscito a spegnere il fuoco e a salvarne molti altri. Hanno dato a Michael un assegno consistente in segno di gratitudine. Lui, ritornato a casa, ha detto ai suoi 5 figli che sarebbero andati a fare campeggio quel weekend. Mike e la moglie non vedevano l'ora di rilassarsi. Ma quando si sono svegliati sabato mattina, hanno scoperto che mancava l'assegno dalla cassaforte. Una volta che gli ufficiali di polizia si sono presentati, hanno interrogato le 3 persone che erano in casa quella mattina. Lo chef ha detto che era in cucina a preparare il pranzo scolastico per i bambini. L'addetto alle pulizie ha detto che aveva finito di pulire velocemente e se n'era andato via presto. Il maggiordomo ha detto che era appena tornato dopo aver portato i bambini al campeggio che si trovava a 3 ore di distanza. Chi sta mentendo? Il cuoco. È sabato, quindi non c'è scuola. E i bambini sono andati in campeggio. Nel frattempo, dall'altra parte della città, uno scienziato stava lavorando a qualcosa di bizzarro. Ha invitato Kevin e Claire a provare il nuovo siero che aveva inventato, consegnando a ciascuno un bicchiere di limonata ghiacciata. Kevin non ha esitato e l'ha bevuta subito. Claire invece ha voluto aspettare per vedere se ci fossero degli effetti collaterali. Dopo 2 ore non succede niente, quindi anche lei ha bevuto dal suo bicchiere. 2 minuti dopo, la pelle le è diventata verde. Se entrambe le bevande avevano lo stesso siero, perché solo a Claire ha fatto quell'effetto? Il siero era nel ghiaccio. Quando Kevin ha bevuto la sua limonata, il ghiaccio era ancora solido e non si è sciolto nella bevanda. Claire è corsa fuori dal laboratorio inorridita, è salita in auto ed è partita. Mentre stava andando lungo una strada deserta, uno degli pneumatici è scoppiato. Fortunatamente aveva una ruota di scorta, ma c'era un problema. Non aveva i bulloni necessari per fissare la ruota. Come farà? Basta che sviti un bullone da ciascuna ruota e puoi usarli per fissare la ruota di scorta. In questo modo riuscirà a raggiungere il meccanico più vicino. Mentre Claire sta fissando la ruota di scorta, lo scienziato la raggiunge. Le porge 4 pillole dicendo che una è una cura complessa per il siero. 2 delle pillole sono l'antidoto e altre 2 sono un catalizzatore che lo attiverà. Claire deve prendere insieme una per ogni tipo. Se ne prende 2 uguali, la sua faccia rimarrà verde per sempre. Proprio mentre lo scienziato le porge le pillole, inciampa e si mischiano. Sembrano tutte identiche. Cosa dovrebbe fare Claire? Macinare le compresse, mescolare tutta la polvere e dividerla in 2 parti. Ogni metà avrà la stessa quantità di catalizzatore e di antidoto. Ha funzionato e è appena in tempo. Il giorno dopo, Claire ha un esame a scuola. Ma la cosa buffa è che tutti gli studenti si rifiutano di farlo. La professoressa Miller può espellere un solo studente per aver saltato l'esame. Si conoscono tutti i nomi. Se uno studente sa che verrà espulso, accetterà di sostenere l'esame. Come può la professoressa convincere tutti gli studenti a farlo? Dovrebbe dire che espellerà lo studente il cui nome viene prima in ordine alfabetico. Allora questo studente non salterà l'esame. Anche lo studente successivo nell'elenco non lo salterà, e così via fino alla fine dell'elenco. Il giorno dopo a scuola le cose non vanno meglio. La professoressa Miller prende la sua tazza di caffè, ne beve un sorso, va a posarla e... Cos'è questo? È rimasta attaccata la mano. Qualcuno ha messo della colla sulla tazza e ora ha 3 sospettati. Guarda attentamente ogni studente per capire chi sta giocando dei brutti scherzi alla professoressa. Certo, il primo studente sembra si senta in colpa per qualcosa. E il sorriso del secondo studente sembra proprio quello di un tipo losco. Ma guarda da vicino la tasca del terzo studente. Sì, è il tappo della colla. La professoressa Miller è così infastidita dai furbetti della sua classe e decide di cambiare carriera. Wow,
apre una fabbrica di scarpe e le cose gli vanno così bene che ne costruisce una seconda in un'altra città. Ma nonostante il successo, i problemi non finiscono. I suoi dipendenti continuano a rubare le scarpe dalla fabbrica. Cosa può fare per risolvere il problema? Deve fabbricare le scarpe per il piede sinistro in una fabbrica e le scarpe per il piede destro nell'altra. Uno di quei ladruncoli sta guidando un camion pieno di scarpe da vendere a scopo di lucro. Arriva in un tunnel, ma c'è un grosso problema. Il camion è alto un centimetro di troppo. Riesce comunque ad attraversare il tunnel, ma come? Fa uscire un po' d'aria dalle gomme. Il camion si abbassa di quel tanto che basta. Dopo che il camionista ha attraversato il tunnel, arriva a un bivio. Una strada porta in città e l'altra nel deserto. Ci sono delle guide ferme al bivio. Ma c'è un trucco. Uno dice sempre la verità, l'altro mente sempre. L'autista non sa chi sia chi e può fare una sola domanda. Cosa dovrebbe chiedere per sapere quale strada porta in città? Chiede a una delle due guide come avrebbe risposto l'altra se avesse chiesto la via per la città. E sa di dover andare in senso contrario. Colui che dice la verità sa che l'altro mentirà, quindi indicherà la strada che non porta da nessuna parte. Se lo chiede al bugiardo, saprà che l'altra guida gli direbbe la via esatta per la città, quindi di nuovo consiglierebbe la strada verso il nulla. Il ladro di scarpe prende la strada per la città, ma ha un altro enigma a cui rispondere prima che gli sia permesso di entrare. La guardia al cancello gli pone una semplice domanda. Qual è la logica nell'ordine delle seguenti parole? Muno, bue, ossei, motto e rosette. Ogni parola fa rima con un numero. Muno 1, bue 2, motto 8 e così via. Il ladro di scarpe riesce finalmente ad entrare in città, ma purtroppo può usare solo un telefono pubblico per fare chiamate. Un giorno il telefono si rompe. Informa la compagnia telefonica, ma non fanno nulla. Riprova il giorno successivo. Stesso risultato. Il terzo giorno, finalmente vanno ad aggiustare la linea. Ma come li ha convinti? Ha detto che le persone stavano facendo chiamate senza pagare.